Credo che di tutte le vittorie ottenute in questo campionato fino ad ora, questa sia la più brutta e volendo anche la più meritata. Io credo che se alla fine veniva fuori un pareggio, forse poteva essere tutto sommato il risultato più giusto, ma anche quello alla Giana andava stretto, ecco. Quindi figuriamoci la sconfitta come va stretta allora e come possiamo, tra virgolette, ritenerci fortunati noi, ecco. Comunque, parliamo un po' della partita. Come ho già detto all'inizio, Livorno a parer mio non ha fatto assolutamente una bella prestazione. Anzi, io se dovessi dare un voto direi che ha fatto una prestazione mediocre. Non insufficiente, perché poteva, nonostante non sia stata bella, poteva anche andare peggio, ecco. Non solamente dal punto di vista del risultato. Perché dico questo? Dico questo perché facendo un riassunto, diciamo, generico di tutta la partita. Soprattutto nel primo tempo il Livorno è entrato in campo con una mentalità sbagliata, ovvero se non è una mentalità molto leziosa, molto superficiale in alcuni casi, ovvero sembrava fosse, tra virgolette, che Livorno giocasse con l'idea di siamo più forti, quindi anche se non ci impegniamo al massimo, vinciamo uguale. E oltre a questo, secondo me, è mancato, ripeto, sempre, soprattutto, ma non solo, nel primo tempo anche un po' di palleggio, di appunto di gioco, ecco, perché credo che il Livorno a sprazzi ha fatto vedere qualcosa di buono, a differenza di altre partite in cui a sprazzi sbagliava, nel senso sbagliava poco, stavolta a sprazzi ha fatto qualcosa, diciamo che uno 75-70% brutto, il restante benino. Se vi devo dare una percentuale, per farvi un po' capire. Comunque, come ho detto prima, ho tirato fuori il discorso del primo tempo. Quindi, come ormai faccio sempre, soprattutto chi magari ha visto altri o sentito altri miei commenti, sa, faccio, diciamo, un po' il riassunto generico del primo e del secondo tempo. Ve lo dire già, ci sta che mentre parlo cambierò la, diciamo, il modo di parlare. A volte parlo in terza persona, a volte dirò noi, come se io giocassi nel Livorno. È una nota mia che purtroppo viene sempre. Comunque, vabbè. Allora, primo tempo, come ho già detto prima, Livorno entra in campo e sì, dall'inizio si vede che c'è qualcosa che non va. Livorno molto, molto superficiale, molto lezioso e senza gioco. Si vede proprio che comunque c'è qualcosa che non va. E anche quando Livorno prova a fare qualcosa, si vede che c'è una zona di tutto il campo, diciamo, fra le varie zone, ovvero portiere, difesa, attacco, centrocampo, attacco, che non c'è. Qual è la zona in questione? Appare il mio centrocampo. È mancato totalmente, se non il mio centrocampo. Non c'era, cioè, fra buche, fra quando uno ha il pallone mi stava male, non lo so, tutte queste serie ha fatto sì che mancasse il centrocampo e addirittura che queste cose qui hanno permesso alla Giana di andare momentaneamente in vantaggio e quindi di conseguenza sbloccare la partita. Nonostante tutto, dove ha preso il gol c'è stato un briciolo, meno male, un po' di orgoglio della squadra, insomma, del Livorno, e siamo riusciti in maniera molto casuale e volendo, secondo me, anche molto fortuita di fortunosa, insomma, come volete, a trovare il gol. Perché? Perché praticamente perché non avessi visto il gol, e lo sto raccontando senza aver visto eventuali highlights. Lo sto raccontando per quello che ho visto io, quindi dalla curva e non dall'altra parte dove è avvenuto il gol, insomma, dall'altra parte di campo. Io ho visto solamente Franco, se non erro, che l'ha messa nel mezzo. Poi ho visto un tot di giocatori di Livorno, un tot di giocatori della Giana. Ho visto poi la rete muoversi, quindi ed un bel risultato. Ho detto, vai, si è fatto gol. Comunque, in una maniera molto casuale, appunto, Livorno, nonostante non giocasse bene, è riuscito a trovare il gol del momentaneo pareggio. Fatto questo, fatto questa cosa qui, finisce il primo tempo. Andiamo al secondo tempo. Il secondo tempo un po' meglio perché? Perché spero ovviamente che Sottil abbia, diciamo, un po' scosso, no? La squadra, perché era evidente, clamorosamente, soprattutto se si fa un paragone con le altre partite, quelle precedenti, che c'era qualcosa che non andava. E quindi spero che fra le cose principali che ci hanno permesso poi di vincere è stata questa cosa qua. E poi la seconda, Sottil fa secondo me due cambi molto azzeccati e si sono rivelati tali, fra l'altro, poi per il proseguo della partita e per il risultato finale. Ovvero decide di levare Bruno
e Montini per mettere rispettivamente Gian Donato e Maiorino. E secondo me il cambio, quello principale fra i due, quello che secondo me ha fatto sì che la partita si smuovesse un po', non è stato tanto Maiorino, che chiaramente ha fatto il suo, cioè nel senso, si è vista differenza in attacco, perché comunque nel suo tempo siamo stati sicuramente, se non in maniera clamorosa, più pericolosi rispetto al primo tempo, ma bensì secondo me Gian Donato. Perché? Perché io credo che con la partita di oggi ci sia stata, non l'ennesima, comunque un'altra conferma sul fatto che Bruno e Lucci non possano giocare insieme, perché tutte e due, nonostante l'esperienza, secondo me non hanno la qualità di Gian Donato nel smistare, no? Un po' i palloni, di conseguenza creare un po' di gioco, soprattutto a centrocampo, che è secondo me la zona principale in cui eventualmente si crea, no? È il fulcro, diciamo, dell'eventuale regia, no? Di una squadra. Insomma, e quindi secondo me fra i due cambi quello più azzeccato, non che la scelta sia sbagliata, ma quello che, ok, hai fatto strabene, è stato quello lì di Gian Donato per Bruno. Perché con tutti, finisco il discorso ormai di Bruno e di Gian Donato. Bruno, a differenza di Gian Donato, secondo me è più incontrista, è più, diciamo, un Erringhia, per farvi capire, non a livello di Gattuso chiaramente, però per farvi capire un po' che tipo di gioco ha, secondo me. E Lucci di conseguenza si è visto che è più simile a Bruno piuttosto che a Gian Donato, anche se ogni tanto Lucci qualcosina si inventa. Insomma, nonostante queste Siviglie, poi appunto entra in campo, è una mentalità diversa, ma nonostante tutto, diciamo, nella zona difensiva sbaglia come ha fatto nel primo tempo. Nonostante ciò, comunque Livorno con Murillo per l'ennesima volta, ormai quest'anno, riesce a portarsi in vantaggio, in conseguenza per rimanerci. Però nonostante questo, non è che magari la Legionara si è demoralizzata e non ha fatto niente, anzi ha cercato in tutti i modi di provare con quella partita. Mi sono scordato di dirvi che prima di far gol la Giana ha preso una traversa, se non sbaglio, di testa clamorosa, e quello è stato secondo me un segno di ok, forse stavolta nonostante tutto ci si può fare. Ma poi, dopo aver fatto il gol, la Giana è stato annullato un gol in fuorigioco. Mi auguro per onda evitare, diciamo, grossi polveroni, no? Questo CV, che il fuorigioco fosse vero, nel senso non è che fosse stato sbagliato, insomma, l'alzata della bandiera. Comunque, resta il fatto che la Giana, nonostante tutto, ha continuato, no? Diciamo, un pochino a spingere, e per nostra fortuna, appunto, la traversa, il gol annullato in fuorigioco, nonostante tutto siamo riusciti a vincere. Però cosa voglio dire con questo? Che anche nel secondo tempo, nonostante secondo me Livorno ha avuto, diciamo, qualche idea in più e ha giocato secondo me meglio rispetto al primo, anche nel secondo tempo Livorno, soprattutto dietro, ha sbagliato tanto e ha patito tanto. È una cosa che si è vista sia nel primo che nel secondo tempo, che può sembrare una cosa banale, ma in realtà secondo me non lo è, nonostante, ok, vero, cioè nonostante la categoria, Livorno oggi ha sbagliato veramente numerosi, e aiutatemi a dire, tanti, diciamo, Dio, passaggi semplici, ma non solamente passaggi, anche movimenti, nel senso, cioè ha perso a volte determinati palloni, e ripeto, questo sia nel primo tempo in maniera clamorosa, nel senso, ma non tanto per, non lo so, lentezza del gioco, magari un pallone arriva un'ora dietro la leva, no, proprio a livello di passaggi semplici, magari, non lo so, posso dalla dritta, la dava leggermente, che ne so, a destra per dire, e magari quell'altro riusciva a anticipare il pallone, a rubarlo, e questo così. E possono sembrare cose banali, però qui ci aggiungo un'opinione mia, è una cosa che invece mi ha fatto a me personalmente parecchio innervosire, perché così si conferma che proprio c'è stata una mentalità, una concentrazione sbagliata, un approccio brutto della partita. E niente, per nostra fortuna, come ho detto inizio video, e poi c'è da dirti praticamente, quindi arriverò poi alle conclusioni, per nostra fortuna, nonostante la prestazione, ripeto, mediocre e non insufficiente, perché comunque poteva andare peggio a livello anche di gioco, siamo riusciti a vincere. Però dobbiamo rimanere, se eventualmente Livorno avesse giocato così per arroganza, diciamo, dobbiamo rimanere coi piedi per terra, perché è vero che le cose per ora stanno andando bene, però stanno andando bene perché noi ci mettiamo del nostro, perché comunque riusciamo a sfruttare più o meno tutte le qualità che abbiamo. E come si è visto in questa partita qua,
se giochiamo così, non è che si va a vincere, cioè, esiste, visto che lo statuto si è vinto, però a livello di paté e di prestazione, se ne è stata, rispetto soprattutto alle altre partite, abbastanza brutte, di conseguenza che guardabile. L'ultima mossa, poi finisco. Ormai mi è venuta in mente ora mentre parlavo, sì. L'unica cosa che non riesco a capire è il perché di questa formazione iniziale, ecco. Io sono d'accordo che se c'è la possibilità è giusto far già tutti per evitare, diciamo, problemi nello spogliatoio, no? Fra rimanere la squadra, questo si vede. Però, secondo me, soprattutto quando vai ad affrontare un avversario ostile come la Giana, in generale, ma soprattutto noi dall'anno scorso, perché l'anno scorso è stata una sentenza, perché in casa l'anno scorso, se non sbaglio, si è perso 1-0, fra l'altro. Non capisco perché Sottil abbia deciso di partire, diciamo, in maniera, tra virgolette, molle, sì, dall'inizio, piuttosto che eventualmente farlo, se ci fosse stata chiaramente l'opportunità, nel seno tempo. Cioè, quello di io sono dell'idea che Maiorino, a meno che non me ne abbiano eventualmente, non so perché lo dovessero guardare, però, anzi, perché lo dovrebbero guardare, però, per dire, un discorso si va. Si gioca contro Gavorrano, no? Per dire, dice allora, ok, Gavorrano quest'anno ha fatto vedere che è così, allora si può, tra virgolette, anche rischiare mettendo giocatori che si sono dimostrati meno, con tutto rispetto, diciamo, meno utili, anche se in realtà sono tutti utili, però magari meno, non lo so, importanti, mettiamolo così, ecco. Ok, ti posso capire, però contro la Giana, secondo me è stata una cosa abbastanza semistupida, ecco, rischiare così. Perché secondo me se c'era già un Majorino e un Giandonato all'inizio, forse la partita, il risultato non è andato così, quindi non c'è di nulla. Però a livello di prestazione forse potevamo fare qualcosa di meglio, perché proprio mancava la regia del gioco, perché Giandonato, ripeto, secondo me è l'unico, insieme a Valiani, però Valiani è già più offensivo rispetto a Giandonato, che ti può dare un po' di gioco, ecco. Quindi non ho capito questa cosa di partire con una formazione abbastanza leziosa, diciamo, sì, dall'inizio. Io preferisco, se possibile, chiudere, tra virgolette, se c'è l'opportunità, bla bla bla, perché poi ne partita, cioè sicurezze nel carcere non ci sono, soprattutto con Livorno, però preferisco chiudere, tra virgolette, una partita dall'inizio piuttosto che fa come oggi. Poi ripeto, non è che ho la sfera e so come potevano andare le cose, però era meglio partire con la formazione in seno tempo dall'inizio, eventualmente puoi fare, diciamo, l'opposto nel seno tempo, se c'è la possibilità, ecco. Però questa, ripeto, è solamente una mia idea che ci tenevo a dire, perché a volte, chiaramente io non sono allenatore e non voglio criticare nessuno, sto solamente dicendo la mia, però a volte, in questo caso sottile, ma in generale, anche guardando altre partite di squadre di cui non me ne frega assolutamente niente, a volte fanno delle scelte un po' strane. Poi io, magari ignorantemente, io non so magari il perché di determinate cose, magari sono, non lo so, affatiamenti che non sapeva di determinati giocatori che magari lui voleva far riposare, sicuramente, però per quello che so ci teneva di questa serie. Basta, detto anche troppo, con quasi 14 minuti di hackerata, insomma, niente, nonostante tutto, ripeto, bene sì dal punto di vista dei risultati, ecco. Insomma, detto questo, niente, non so se siete d'accordo con me, per chi ha visto il video e per chi non solamente voglia Lines, niente. Ci risentiamo, vai, diciamo così, in un prossimo video barra audio commento. Via. Ciao.